Ciao, i video che stiamo realizzando in questo periodo ci servono per sentirci vicini, per sentirci, diciamo, partecipi di questi momenti che stiamo vivendo. E soprattutto i bambini piccoli in questo periodo hanno bisogno di essere rassicurati, di avere vicino, per quanto sia possibile, degli adulti sereni che passino appunto del tempo con loro. Prendendo spunto da quello che ha raccontato Elisa qualche giorno fa, anch'io sono andata a tirar fuori delle vecchie fotografie e ho trovato questa mia, che sono vestita da Carmen Sita, da spagnola, da danzatrice. E insieme a mia sorella tiravamo fuori questi vestiti non solo durante il periodo di carnevale, ma durante l'inverno, quando non si poteva uscire perché fuori soffiava forte la bora, e ci vestivamo in vari personaggi per giocare. Avevamo un atrio a casa e lì inventavamo danze, canti, giochi che poi presentavamo in spettacoli speciali ai nostri genitori. E quindi tirar fuori, se non si hanno vestiti di carnevale, ma anche degli abiti, delle cose un po' appariscenti, ma anche un foulard, ci permette di sperimentare i ruoli di vari personaggi. Ad esempio, con un foulard possiamo diventare sicuramente dei pirati, possiamo diventare delle odalische. Possiamo diventare dei beduini nel deserto, oppure anche dei turisti che vanno in giro su una decappottabile ad alta velocità e guardano dei paesaggi inediti. Quindi basta veramente poco per, diciamo, trasformarci. I bambini amano questi giochi, il gioco simbolico, quello di impersonare altri ruoli. E questo li aiuta anche ad acquisire consapevolezza di quello che può essere il pensiero di quel personaggio. Quindi li aiuta proprio ad acquisire anche modalità di mettersi nei panni degli altri. E questa è una competenza comunque che gli serve quando si relaziona con i pari o con gli adulti. E anche allestire, diciamo, un angolo della casa con una tenda, oppure aprire un armadio in modo che i bambini ci si infilino dentro, permette loro di creare delle tane, dei rifugi dove stare con un giochino, o con un libro o con un altro oggetto per diciamo pensare, stare nella propria intimità. Cerchiamo di far viaggiare la fantasia, visto che non possiamo viaggiare all'esterno, e di farci ispirare anche da quello che i bambini ci portano. Dobbiamo avere fiducia nei bambini, nelle loro idee, nelle loro proposte, e questo farà sì, che l'adulto sia più appunto attento a quello che i bambini, pensano. E sarà un modo anche per esplorare i pensieri reciproci. E vi abbraccio tantissimo e ci auguro di passare questo tempo in maniera proficua, se possibile in maniera leggera, e ci sentiamo presto. Ciao!